Dopo la sconfitta sul fiume Trebbia, la minaccia punica appariva davvero preoccupante, cosicché a Roma si procedette all'elezione dei consoli per l'anno 2017 e all'arruolamento di nuove legioni per fronteggiare la minaccia. I nuovi consoli Gnaeo Servilio Gemino e Gaio Flaminio, al comando delle rispettive legioni, decisero di spostarsi verso le vie ritenute più logiche per marciare verso Roma. Sapendo che le legioni romane si erano attestate a Rimini e ad Arezzo, il generale cartaginese decise di attraversare l'Appennino, scendendo verso Pistoia. Il territorio all'epoca era paludoso e difficilmente transitabile. La marcia dell'esercito cartaginese fu quindi estremamente lenta e difficoltosa. Le devastazioni dell'esercito cartaginese costrinsero Flaminio a spostarsi dalle basi di Arezzo e dirigersi verso sud per cercare di intercettare Annibale. Servilio, nel frattempo, essendo partito da posizioni ancora più lontane, stava marciando lungo la nuovissima via Flaminia per ricongiungersi al collega. Annibale non attese il ricongiungimento dei due eserciti e, giunto sulle sponde del lago Trasimeno, decise di tendere un'imboscata all'esercito romano di Gaio Flaminio, che lo seguiva da vicino. I romani potevano contare su un esercito di 25.000 legionari, mentre Annibale poteva schierare 40.000 soldati. La sera prima dello scontro, Annibale accampò le sue truppe appiedate sulle colline sopra il lago Trasimeno, nascondendo invece in una gola la micidiale cavalleria. La mattina era nebbiosa e le quattro legioni di Flaminio, non essendo a conoscenza delle posizioni del nemico, procedevano senza particolari accorgimenti difensivi all'inseguimento. Annibale invece non schierò le sue truppe, ma le scatenò sulla colonna in marcia che venne stretta fra le colline e le rive del lago e accerchiata. L'esercito romano fu massacrato e in 15.000 persero la vita, mentre l'esercito cartaginese subì la perdita di circa 1.500 soldati. Ancora una volta i romani dimostrarono un sistema militare estremamente inefficiente. La divisione dei comandi e la scarsa duttilità tattica di molti dei suoi comandanti lo esponevano al genio strategico e all'esperienza di eserciti di lungo corso come quello cartaginese. Tutte queste criticità emersero brutalmente quando l'anno seguente Annibale mosse verso la cittadina di Cannae.